tipi di certificazioni linguistiche conosciamo? Ci sono, diciamo, tre famosissime certificazioni linguistiche, ma ce ne sono anche altre riconosciute. La più famosa è sicuramente CILS. La certificazione CILS è dell'Università per Stranieri di Siena. Ha moltissime sedi in tutto il mondo. Ci sono tantissimi materiali su cui fare le esercitazioni. Su Amazon ci sono moltissimi libri come questo. Questo è il quaderno, è uno dei quaderni CILS che io uso per preparare i miei studenti. In questo caso è il modulo ragazzi. Sono esami di A1, A2, ok? Preparazioni, simulazioni d'esame di A1, A2 per proprio i ragazzi che vogliono fare questo tipo di esame. Ovviamente ci sono anche gli esami A1 A2 per gli adulti. Che cosa cambia? A livello grammaticale più o meno è uguale. La cosa che cambia è praticamente il contenuto. Qui si parla di manifestazioni, biblioteche, scuola, conservatorio. Invece magari quello della sezione di adulti si parla più di cose da adulti, quindi è più adatto, diciamo. C'è un altro tipo di esame che è quello per bambini. Io uso il materiale CILS, più o meno la stessa cosa sarà con il PLIDA e con il CELI. Ci sono moltissime sedi d'esame, di solito sono delle scuole di lingua che sono convenzionate con l'Università per Stranieri di Siena. E ci sono anche all'estero, ci sono anche in Brasile, ho visto ce ne sono tanti, in Spagna ce ne sono, in Germania, in tutti i paesi ci sono, anche in Cina. A che cosa servono questi esami? Allora, la prima cosa che, secondo me, perché si devono prendere in considerazione questi esami? Perché, secondo me, seguire questi esami, diciamo che è un modo per farci capire che stiamo camminando, che stiamo facendo dei progressi. Se non misuriamo i nostri progressi, non ci accorgiamo che stiamo andando avanti e perdiamo la motivazione. Questi esami ci aiutano a tenere alta la motivazione, esistono in tutte le lingue, quasi tutte le lingue, e io ovviamente parlo dell'italiano perché è la lingua che insegno, però ci sono ovviamente di tutte le altre lingue, io li seguo, per esempio io seguo gli esami dell'HSK di cinese. Quali sono gli esami che ci sono? Praticamente del CILS, parlo del CILS, il livello più basso che è l'esame A1, poi c'è l'A2, il B1, il B2, il C1 e il C2. Per quanto riguarda l'A1 esiste A1 bambini, quindi l'A1 per i bambini, l'A1 per i ragazzi, l'A1 per gli adulti e l'A1 per l'integrazione. E poi abbiamo l'A2, A2 è la stessa cosa dell'A1, quindi A2 bambini, A2 ragazzi, A2 adulti, A2 integrazione. Questi esami sono riconosciuti a livello nazionale per prendere il permesso di soggiorno di lunga durata. Quindi, mentre il primo è solo una questione magari di motivazione, qui c'è proprio una cosa, un titolo riconosciuto. Poi continuiamo con il B1. C'è il B1 per adulti, per ragazzi, non c'è per bambini ovviamente, quindi adulti ragazzi, e anche qui integrazione. E sono adatti per chiedere la cittadinanza, italiana. Ovviamente ci vogliono anche tante altre cose, ma questo esame è richiesto per ottenere la cittadinanza italiana. Poi c'è il B2. Il B2 è una certificazione richiesta da molte università. Alcune università richiedono anche solo il B1. La maggior parte delle università richiede il B2. E poi ci sono i livelli più alti, che sono il C1 e il C2, che sono veramente i livelli che si avvicinano a una padronanza molto buona. Quindi, secondo me, conoscere questi esami, avere come obiettivo questi esami, poi magari non li fate, però avere come obiettivo questi esami può essere un modo per andare avanti, per vedere, fare simulazione, vedere che voi migliorate, ok? Quindi comunque hanno valore legale in tutto il mondo, quindi io consiglio di farli, consiglio di tenere in considerazione questo tipo di esami.